guarda. Va bene così? Meglio? Più indietro. Eh? Più indietro! Vicina alla statua. Così? Ti piace così? Attacca dal dito. Come? Al dito! Tina, non passi di lì che porta ieri, la c'è passata adesso la parola del ministro. Questa storia, ma avete peccato, vi volete fare di turno? Ecco, se vi levate di turno, posso farmi la propria vera. Mo? E mo? È un'ora che mi stanno venendo dietro e non mi riesce a rimandarli via. E poi sono anche poco intelligenti, perché avrebbero dovuto capirlo che non mi divertono affatto. Lei è francese, vero? L'ho capito subito. Cinzia, che devo fare io? Scusi un momento, permette, cara, la foto. Non ci sono molti se francesi a Firenze, vero? Non so se l'ha notato. I francesi preferiscono Roma, gli americani Venezia e gli inglesi Firenze. Lei era già stata a Firenze? Cinzia! Sei pronta? Good. È vero che hanno chiuso la dame ed è quanto mi piaceva ballarci. È vero, Sergio? Ah, mi scusi, lei non conosce Sergio. Permette, Battistini Sergio. Ma non chiede per signore. Sono lieta di averla conosciuta. Ma che c'avete con me? Si figuri. Perché non rimane un momento con noi? Prendiamo un aperitivo insieme. Venga. Oddio, che paura. E mo basta. Sergio, che fai? Vieni. Vengo subito. Quant'è cattivo. Ho detto basta. Occhio al morto. Quelle signore stanno con me. E allora? E mi pare che basti, no? Ah, se lo dice lei. Italiani. Sì, certe volte esagerano un po', ma in fondo fa piacere, non trova? Ti senti quegli occhi addosso che ti toccano, quasi ti accarezzano. Mia cara, non c'è nessun uomo che abbia il fascino di un italiano. Vero, Sergio? Degli. Quegli occhi terribili, bruto. Dica. Cosa prende? Cocktail champagne? Oh, grazie. Un cocktail allora. Champagne e due martini dry. Ah, ti sei decisa ad usarlo. Guardi, l'ho preso a Ponte Vecchio. Vede che stupendo lavoro. L'ho avuto per 100.000 lire. Lei c'è mai stata al Ponte Vecchio? Sì, certamente. Oh, hanno delle cose di un gusto tale che Cartier non se l'immagina neanche. Infatti contavo di comprarci tante cose, ma purtroppo ho avuto un incidente d'auto. Oh. Un MG nuova di zecca, l'avevo da un mese. Carico su due ragazze. La macchina si ferma, quelle spingono e boom, giù a picco nel mare a Portofino. Bagaglio, denaro, tutto quanto in malora. Oh, cielo, hai sentito, Sergio? Francamente, chiedere altri soldi a mio padre mi secca. Sai, una questione di amor proprio. Mi ha già dato 1 milione di franchi e poi a giorni incasserò anche l'assicurazione. E come viaggia senza danni? Una mattata. Adesso faccio l'autostop. Così ho voluto provare. Ah, l'avrei fatto anch'io. Brutto. Quanti anni ha? 18. 18 anni. Io ero tale quale a lei, solo che ero castana. Non è vero, Sergio? E che ne so, non c'ero mica io. E la fotografia? Al Café de Paris, con Chevalier. Oh, mi fai una rabbia quando non ricordi le cose che ti dico. Boh. E tanto piacere. Se sapesse come la invidio al pensiero che lei fra poco tornerà a Parigi. Anch'io spero di farci una capatina molto presto. Arrivederci. Quanto? Goodbye. Viva la France! Cinzia, hai moneta? Signori, resto. Ma che fai?